Per molti anni la nostra capacità di valutare la risposta ai trattamenti era affidata al microscopio, ma un microscopio ha una sensibilità, una capacità di individuare la persistenza di cellule leucemiche nel midollo osseo di un paziente non superiore all'1%. Quindi noi potevamo definire in remissione un paziente che invece aveva ancora una importante quantità di malattia. Le tecnologie molecolari permettono oggi di individuare la persistenza di una cellula leucemica in 100.000, fino a 1 milione. E quindi questo ci permette di poter predire la persistenza della malattia e purtroppo la sua capacità di portare alla recidiva del paziente, magari a distanza di mesi o di anni. Questa è una fase molto importante nella strategia di terapia perché questa è la fase in cui noi possiamo intervenire precocemente con l'obiettivo di eradicare, cioè di far scomparire anche l'ultima cellula leucemica. Ecco quindi la centralità delle valutazioni di questa malattia minima residua, che tanto importante è nella storia della cura di questi pazienti. L'obiettivo oggi è la guarigione. Ed è formidabile poter affermare questa cosa anche nei pazienti adulti. Oggi arruoliamo nei protocolli di ricerca pazienti fino a 65 anni e oltre, con l'obiettivo di portarli alla guarigione. Le strategie di trattamento devono tenere conto della grande eterogeneità biologica. Sotto il nome di leucemia acuta linfoblastica si nascondono tanti diversi tipi di malattie. E quindi a partire dalla caratterizzazione iniziale della malattia si può definire il migliore percorso terapeutico, la scelta del trapianto o la scelta di terapie innovative come sono quelle di cui oggi possiamo parlare in maniera entusiastica.